Amici di Dieta Flessibile, ben ritrovati ancora una volta con il vostro nutrizionista preferito. Oggi con un'altra amica che ha fatto un percorso eccezionale, ha ottenuto dei risultati pazzeschi. Ragazzi, vi presento Marianna. Benvenuta Marianna, ciao. Ciao Valerio, buongiorno. E subito do la parola a te, voglio farti parlare subito, prima ancora del percorso che hai fatto. Dici chi sei, cosa fai nella vita, di cosa ti occupi. Allora, ho 44 anni, sono una mamma di 3 figli, ma 2 grandi hanno 20 anni e 18 anni, e poi l'ultima ha 4 anni, quindi è stato... Hai avuto il tuo da fare. Scendi di peso per le gravidanze. Lavoro in una mensa, faccio l'aiuto cuoco in una mensa, dei vigili del fuoco, quindi c'è un po' da fare con l'ultima piccolina. Capisco. Tra lavoro e altre cose, faccende. E poi però... immagino anche che sei sempre in mezzo al cibo, giustamente, lavorando in una mensa. Sì. Ok. Perché mentre si cucina bisogna assaggiare, quindi certo. Anche un pizzichino si assaggia per vedere un po' com'è, però... E Marianna, dimmi un po', proprio prima ancora di iniziare dieta flessibile, prima di iniziare tutto quanto, parlaci proprio di qual era il tuo problema prima di iniziare dieta flessibile. Diciamo, prima dell'ultima gravidanza che ho avuto 4 anni fa, ero nel mio peso, diciamo, 57 kg. Poi, venendo una gravidanza a 40 anni, già il corpo cambia dopo i 40 anni, una gravidanza e tutto, avevo accumulato peso. Poi sono un paio d'anni che purtroppo sono andata in menopausa precoce, quindi immagina chili della gravidanza, chili un po' della menopausa precoce, quindi mi sono fatta bella tondina tutta avanti. Del esplosivo. Sì, certo. E diciamo avevo questi 10 kg in più che non riuscivo a smaltirli. Provavo a fare una dietina, a mangiare un po' di pasta in bianco con le verdure la sera e secondo, però scendevo 2 kg. E poi dopo le rimettevo con gli interessi. Ok, capisco. Quindi ho detto, a un certo punto ho detto basta, mi guardavo allo specchio, ho detto basta, così non andiamo bene. Spucciando un po' su Facebook, ho visto il vostro sito, mi sono incuriosita, ho visto le interviste vostre, quelle delle altre persone che dimagrivano, seguivano questa dieta, e ho detto beh, proviamo anche questa qua. Ma cos'era invece... che, prima proprio di iniziare con noi, delle altre diete, cos'era che non sopportavi proprio? Diciamo che non mangiavo nulla di dolce e a me è quello, certo. Diciamo, che ogni tanto il corpo ha bisogno proprio di un dolce. E ma poi il fatto di cucinare... diciamo, quello che vuoi, già ti dà più soddisfazione e più la voglia di continuare a fare una dieta rispetto alle diete classiche, pasta, un po' di pasta, un po' di verdure, la pizza è sabato solo, niente vino, niente dolce, nulla di nulla. Invece così, sì, invece così tu programmi tutta la giornata e riesci a farti entrare un pezzettino di cioccolata fondente, un gelato, una pizza, qualsiasi cosa che uno... Quindi per me è stato... Ma dimmi un po', dicevi... mio padre che mi vedeva mangiare un gelato, faceva, ma tu ti sei messa a dieta? Babbo, questo fa parte della dieta. Stupendo. E infatti mi hanno visto che sono dimagrita parecchio, pure persone che non mi hanno visto un mesetto, perché sono 3 mesi che sono scesa 10 kg. E hanno visto il cambiamento, l'ho visto io con i vestiti, adesso non mi vergogno. Cioè, dimmi se mi sbaglio, magari è bello anche il fatto che le persone che ti guardano, che ti sono vicine e ti guardano mentre sei a dieta, ti vedono anche serena mentre fai la dieta, sì. Perché di solito uno fa la dieta e diventa isterico, non può mangiare nulla, ha sempre fame e si arrabbia sempre.
Sì, questo è vero. Invece no, così con questa dieta qui per me è stato bellissimo. Sono Non ci sono contento. altre parole. Ma dimmi un po', tu dicevi che hai spulciato un po' il sito, hai guardato un po', ma cos'è che ti ha convinto proprio a iniziare il programma con noi? Cos'è che ti ha fatto dire dai, ci provo? Ho visto le testimonianze di altre persone, le foto, vedevo che comunque in questo gruppo c'era anche la disponibilità da parte degli altri di darti un aiuto su qualcosa, su questo. Quindi ho detto, vai, ci si prova. Abbiamo provato Proviamo. tante cose, proviamo anche questa. E ci E quindi pensavi mi che sono un giorno saresti sentita stata tu tra le particolare. interviste che abbiamo fatto? No, no. Bene, spero a questo punto che sono certo che sarà così. Tante altre amiche seguono il tuo esempio, cioè stavolta sia tu a motivare qualche amica ad avere risultati. Però Sì, c'è lo una cosa spero. che tante persone hanno in comune, no? Che quando si trova qualcosa un po' su Facebook, così su internet, c'è sempre qualche dubbio, qualcosa che ti trattiene, che non ti convince completamente. Per te c'era qualcosa che ti tratteneva dal cominciare con noi? No, diciamo era solo il percorso, dicevo, ma sta dieta si mangia di tutto. Vedo commenti, pizza, gelato, l'uscita, un bicchiere di vino, un bicchiere di birra, ma facevo, mi sembra strano C'è come qualcosa che non dieta ti quadra. rispetto a altre diete di nutrizionisti vari. Quindi ho seguito prima l'app e poi dopo mi sono fatta fare il mio corso personalizzato e mi sono trovata E che differenza hai super trovato bene. proprio tra l'app semplicemente e il percorso personalizzato? Allora, l'app secondo me non ti dà l'effettivo macros che tu hai bisogno, perché comunque va solo sul peso e all'altezza. Invece, facendoti fare Il il piano piano personalizzato. personalizzato, ti chiedono comunque tante cose, è diverso. Infatti, per me è Paradossalmente, stato puntato. mangiavi di più paradossalmente col piano fatto da noi che con quello. Sì, con l'app mangiavo molto di meno, invece con quello personalizzato è aumentato un po' di tutto. Capisco. Ora ci si chiede giustamente, ma se passando dall'app al piano personalizzato poi mangiavi di più? Non avrai avuto risultati, magari sei ingrassata. No, ho continuato a scendere però molto più velocemente, diciamo dall'app io l'ho scaricata. L'ho seguita giusto un paio di settimane per vedere come funzionava, Certo, il diciamo, questi sistema. macros che io prima non sapevo cosa erano macros in Certo, è giusto. generale. Come non sapevo che nelle verdure c'erano carboidrati, nella frutta c'erano carboidrati. Quindi, diciamo che ho voluto studiare prima tutta la situazione e poi. Hai Dopo fatto mi è risultato molto più facile seguire il piano. assolutamente. E con il piano personalizzato che risultati hai avuto? Cioè, oggi a che risultati siamo? Sono scesa 10 kg, me ne Non mancano male. 700 grammi per arrivare a 57 kg, Stupendo, il fantastico, peso che davvero. ero prima della gravidanza. Quindi. Meraviglioso, quindi complimenti davvero, anche perché le foto che ci hai fatto vedere parlano da sole, quelle che ci hai dato sono fantastiche, lo mostrano proprio il cambiamento. Sì, perché non solo si perde peso, ma anche centimetri. Io ho perso tanti centimetri, pancia, addome, fianchi, ne ho persi e si vede dalle foto che vi ho mandato, si vede che era prima pancia, stomaco, un tutt'uno, adesso c'è il girovita. Quindi immagino avrei perso anche taglie di vestiti, non solo Sì, chili, certo. diciamo che sto rientrando di nuovo nella mia taglia 42, manca Fantastico. poco. Piano piano ci sei arrivata, meraviglioso. Ma di tutti questi risultati che tu hai ottenuto, qual è quello che di più di tutti ti ha sorpreso, che quasi non ci credevi? I centimetri, sinceramente, i centimetri che ho perso, non tanto il peso, perché a volte vedi, dimagrisci, ti vedi meno sulla bilancia, però.
settimane, pancia, certo, fianchi, queste cose qua. Invece ho visto, oltre a scendere i centimetri, la pelle non è floscia, nonostante che io non faccia attività, anche se faccio un lavoro che mi muovo, sono molto attiva, vado tutti questi chili, la pelle ne avrebbe risentito. Invece no, sinceramente. Questo è fantastico. Mi è rimasta magra ma tonica. E questo è, quando il dimagrimento è fatto bene, non è solo perdita di peso e svuotamento, ma è proprio dimagrimento, quindi percorso veramente esemplare, bravissima. Ma di tutto questo percorso, cos'è che proprio della dieta flessibile ti piace di più? Quell'elemento che magari le altre diete non hanno? Che si mangia quello che vuoi. Sicuramente, questo è un vantaggio rispetto agli altri, e già dice tutto effettivamente, assolutamente. Ma sì, perché poi puoi fare ricette, puoi fare qualsiasi ricetta, la metti nell'app, vedi, stando io e mio marito, facciamo la ricetta, ci si divide in base ai nostri macros che abbiamo. Quindi ma sì, dimmi un po', tu, visto che prima parlavamo delle diete, quelle drastiche, quelle in cui non si mangia niente, si mangia pochissimo, aiutami a mandare un messaggio a quelle persone che ancora oggi si ostinano a fare la fame e mangiare pochissimo. Cioè, cosa ti verrebbe da dirgli dopo aver perso 10 kg con la dieta flessibile? È inutile rinunciare a pasta, carboidrati, queste cose qui, perché comunque non si riesce a scendere. Se tu mangi meno grassi, meno carboidrati, scendi 2 kg, 3 kg, ma dopo si rimettono con gli interessi. Invece così tu mangi pane, pasta, metti grassi, mangi 2 noci per mettere altri grassi, quindi segui una linea di carboidrati, proteine e grassi, e quindi ti trovi bene e riesci a gestire il tutto nella giornata. Senza inutili sofferenze, assolutamente. Pienamente no, d'accordo con te, no, assolutamente. No, senza sofferenze, senza quel buco nello stomaco che c'è fame, devi bere per riempirlo. No. Nulla di nuovo, praticamente la sofferenza che praticamente tutti, amiche e amici, hanno passato per anni. E quindi, ragazzi, io voglio, approfitto del lancio che ha fatto Marianna, per dirvi, ragazzi, in descrizione trovate proprio il link per parlare con un consulente. Se anche voi volete iniziare un percorso personalizzato, avere risultati, anche voi finalmente dire basta alle diete da fame e bruciare grasso sul serio, proprio come vi ha raccontato Marianna, cliccate il link, parlate con un consulente, spiegate la vostra situazione e vi dirà esattamente quali sono i passi da fare per arrivare al vostro obiettivo. Marianna, io che dire, non so come ringraziarti per essere stata con me grazie oggi. Grazie a voi, grazie a tutto lo staff. Ti ringrazio davvero. Grazie mille. Grazie a te, bravissima, per aver applicato il programma, essere stata con noi, qui con me in questo momento e con tutti quelli che ci hanno seguito. E quindi, amici che ci state seguendo, cliccate il link, mi raccomando. Per oggi, dal vostro nutrizionista preferito, è tutto. Noi ci vediamo ad una prossima intervista. Buonasera.